campionato di Serie D al via nel girone D allo stadio Immergas Green Arena di Sorbolo. Sono di scena le formazioni di Lentigione e Scandicci. Gli ordini del signor Frasianiac della sezione di Gallarate, coadiuvato dal primo assistente Galasso e dal secondo assistente Tragni. Ancora si parte in questo momento da parte di Rossini, scavalcato Sala, l'aggancio di Formato che trova con un no look perfetto Sala, conclusione, arriva ancora il gol da parte di Sala. Vantaggio Lentigione esattamente al minuto 7 sulla correre di Sala, propone al centro, stoppa da parte per la conclusione a lato di Tacconi, non rinuncia all'impostazione dal basso. Il servizio è per Sala che si involla verso la porta con la Sala, la parata del portiere, la palla termina fuori. Il numero 7 del Lentigione a cui è indirizzato questo pallone combina con Formato che si gira con il destro, la parata a terra non difficile, prolungare per evitare la visuale, c'è il tiro da parte di Cruciani, la parata in due tempi, opportunità, pallone allontanato, ancora lì e c'è la parata di Tim Piranza a trovare sempre lo spazio giusto di intervento sui rilanci avversari. Attenzione a Tarantino che è in avanti, la sua è una conclusione da attaccante con la parata di Tim Piranza, ma ancora molto presente il Lentigione, fa l'attacco, ma assistiamo a questa azione d'attacco, l'intervento, c'è calcio di rigore per il fallo di Tarantino. Trasformazione, il fischio dell'arbitro, parte Cruciani, una rincorsa molto anomala, il suo tiro è gol. Pareggio dello Scandicci con molta calma, il pareggio di Cruciani al 30° Formato, pallone sempre però sul sinistro, all'apertura è per Lattarulo che cerca, c'è ancora un intervento dubbio, attenzione il pallone con la conclusione di Muro, azione dubbia. Due squadre speculari, parte il secondo tempo, fronteggiato da Muro, la sua apertura per il colpo di testa di Meucci, rimette Marini, la parata di Marconi. Con la manovra e con la determinazione, attenzione pallone che spiove e termina sul fondo. Lattarulo combina con Vecchi, in avanti Bonetti, può rinviare Francalanci, la parte opposta è Roma che di testa cerca di innescare Formato, ma deve uscire il portiere. Attenzione ancora Bonetti che perde palla, molta leggerezza da parte del giocatore del Lentigione, ancora il pallone per Meucci, pallone sull'esterno della rete. Il colpo di testa con palla che si innalza da parte di Ficini, l'aggancio da parte di Cortesi che cerca di bruciare sullo scatto, ancora Cortesi entra nel suo tiro, la parata ancora Formato, un'altra parata del portiere di Piranza, pallone che giunge ugualmente a Vecchi, notando la posizione di Marini. Rossini cerca un filtrante, la palla recuperata da Cortesi, ancora Cortesi sul sinistro e la sua conclusione termina fuori di poco. Sta bene Roma su Gozzerini, insiste però ancora lo Scandicci con questo traversone di Marini, il tiro a parte di Gozzerini. Rossi dell'impostazione, viene servito Rossini, ma non c'è tempo, finisce qui 1-1 il risultato.